Ciao, oggi continuiamo a parlare dei greci. Nel precedente video abbiamo visto la storia dei greci e lo spazio, quindi abbiamo già un quadro spazio-temporale nel quale studiare la civiltà dei greci. Oggi invece andiamo a vedere l'economia, la società e le scoperte tecnologico-scientifiche. Cominciamo dall'economia. Abbiamo visto come il territorio della Grecia era molto disomogeneo, con grandi montagne ma anche con grandi insenature, isole, un contrasto tra la montagna e il mare. Questo territorio rendeva difficile l'agricoltura, anche perché in Grecia non vi erano grandi fiumi navigabili. Nonostante questo, i greci riuscirono anche a coltivare e allevare animali e allevare bestiame. Coltivavano principalmente vite, olivo e orzo. Inoltre, la montagna favorisce la pastorizia e l'allevamento di caprini, ovini e bovini. La montagna ha anche molto legname, legname da poter sfruttare per costruire grandi imbarcazioni che permettevano la pesca ma anche il commercio con le zone vicine. Lo abbiamo già detto che i greci si spostarono in Magna Grecia, nell'Italia meridionale, per trovare nuove risorse e favorire ancora di più il commercio. Andiamo a vedere allora la società. Come già detto, il territorio montuoso non favoriva una comunicazione tra le varie città, per cui non si formò mai un grande regno, un grande impero greco, ma tante città-stato, le famose poleis. Abbiamo già parlato di Sparta e Atene, c'erano tantissime altre città, ma le più famose sono queste. Andiamo a vedere le differenze. A Sparta il sistema di governo era l'oligarchia, ovvero governo di pochi. La società spartana era divisa in iloti, cioè gli schiavi, perieci, mercanti artigiani, e spartiati, che erano gli unici veri cittadini che potevano poi governare effettivamente la città. Infatti, come già detto, oligarchia significa governo di pochi. Sparta era una città eretta su una montagna, mentre Atene era sul mare, con due porti addirittura. Anche quindi le attività economiche erano molto diverse, ma anche la forma di governo. Ad Atene c'era la democrazia, cioè il governo del popolo. Grazie all'assemblea che si svolgeva nella piazza, nell'agorà, tutti i cittadini liberi, quindi non potevano partecipare schiavi e donne, potevano prendere le decisioni più importanti. Quindi questa era la democrazia, una città che si riuniva per prendere le decisioni più importanti. Ovviamente non era tutto rose e fiori. Per esempio, ad Atene c'era anche l'ostracizzazione. Che significa? Significa l'allontanamento di persone che l'assemblea riteneva pericolose. Questo termine viene dall'ostracon, il piatto sopra il quale si mettevano i voti. Purtroppo a volte anche persone innocenti venivano ostracizzate. Insomma, la Grecia comunque è alla base della nostra cultura odierna, attuale. Tantissime cose scoperte o inventate dai greci fanno ancora parte della nostra cultura. Andiamo per esempio a vedere alcuni nomi di questi greci che tanto valore hanno dato anche al nostro pensiero. Parliamo per esempio di Erodoto. Erodoto è chiamato il padre della storia. Effettivamente lo è, perché lui scrisse un libro, Le Inchieste, dove si chiedeva come mai fosse scoppiata la guerra con i persiani. Questi libri, Le Inchieste, sono state effettivamente la prima opera storiografica
occidentale. Ma lo sai come si dice inchieste in greco? Storie. Questi libri hanno dato proprio il nome alla storia, intesa come ricerca e inchiesta. Poi possiamo parlare di Ippocrate, il pioniere della medicina attuale. Oppure possiamo anche parlare di grandi matematici, Euclide, Pitagora, Archimede, che ancora li studiamo a scuola. Sì, li studiamo, mi raccomando. Già quando hai studiato le civiltà dei fiumi, hai visto come i popoli mesopotamici o anche gli egizi erano abili astronomi. Anche i greci non erano da meno. Eratosfene fu il primo a capire che la Terra era rotonda e riuscì anche a calcolarne con abbastanza precisione l'effettiva misura. Inoltre, Anassagora fu il primo a ipotizzare che la Luna non fosse una divinità, ma fosse fatta della stessa roccia della Terra. Lui, povero Anassagora, fu ostracizzato per aver detto questo. Ma adesso sulla Luna c'è un cratere che porta il suo nome. Insomma, come hai visto, i greci hanno fatto tante scoperte, ma devi pensare che proprio anche il pensiero attuale occidentale sta alla base di quello che hanno fatto i greci, ma lo vedremo nel prossimo video, in cui analizzeremo il lato artistico, religioso, filosofico di questa civiltà. Io ti aspetto. Ciao!